Il Comitato No Biogas Giacosa rivolge innanzitutto un sentito ringraziamento a tutti i cittadini, ai 307 firmatari della petizione, a coloro che avrebbero voluto firmare e non hanno potuto farlo, a coloro che non hanno voluto firmare perché hanno comunque contribuito a dare la dimensione della partecipazione democratica che l'iniziativa ha avuto, fatto senza precedenti a Colleretto Giacosa. Ringraziamo anche gli abitanti dei vicini comuni di Lorenzè e Parella per le adesioni al comitato e dalla solidarietà dimostrata, ma ovviamente anche a tutti coloro che questa sera sono presenti, a testimonianza del fatto che, favorevoli o contrari, del biodigestore a Colleretto se ne deve parlare. Nulla dobbiamo invece al sindaco signora Paola Gamba, che ha disatteso la richiesta rivoltale nella petizione di un confronto alla pari con i cittadini. Forse ne è disabituata, poiché non vogliamo neppure lontanamente pensare potesse essere in qualche misura intimorita dalla richiesta, come pure rifiutiamo l'ipotesi di un suo atteggiamento sprezzante nei confronti della popolazione, di non essere stata presa in considerazione. Siamo dispiaciuti, ma non del tutto sorpresi da tale comportamento, poiché prosegue nella condotta ambigua da lei sempre tenuta in merito a questo problema, continuando a nascondersi dietro il falso argomento della mancanza del progetto. Perché il progetto c'è, il preliminare c'è, è stato presentato al Biopark, consta di 45 pagine ed è stato distribuito. Quindi è inutile che ci continui a nascondersi dietro al dito. Come se sui biodigestori ci fosse ancora qualcosa da scoprire. Affermando addirittura che questo impianto le è arrivato addosso a sua insaputa, affermazione ormai entrata tra i classici. A questo punto una domanda sorge spontanea: chi è il genio, l'amante del territorio, rispettoso della salute e dei beni dei cittadini di Colleretto, che ha pensato a quella localizzazione? Certo, qualche dubbio noi ce l'abbiamo, vero? Ma conoscere il nome aiuterebbe ad inquadrare meglio il problema. Quando ora sentiamo parlare di altra localizzazione, è forse solo un tentativo di recupero tardivo nei confronti del sollevamento popolare che tale scelta aveva provocato. E quindi, fuori di metafora, ci hanno provato, versando anche la caparra per i terreni. E tutto nel massimo silenzio, per tenerci buoni fino a presentarci la frittata fatta. Di più, quale valenza possiamo dare a tale proposito, visto il comportamento finora tenuto? E poi, chi stabilisce la giusta distanza e la non nocività? Lei? La signora sindaco? AEG? Con quali titoli, quali competenze? In tutta la mozione non vengono citati neppure occasionalmente i due istituti preposti ufficialmente a difesa della salute e della sicurezza della popolazione, ASL e ARPA, e ne è testimonianza il fatto che queste due istituzioni sono state inserite nella mozione da parte dei consiglieri della minoranza. Penserà mica di risolvere il problema con una commissione convocata di inviti. Rammentiamo alla signora che queste decisioni non possono essere prese a capocchia, nello stile di chi ha individuato il luogo iniziale, per intenderci. È compito della Regione Piemonte individuare i siti non idonei e di stabilire quindi le idonee aree di rispetto. Pare quindi che la reale intenzione sia quella di sostituire violenza, come nella scelta del primo sito, ad altra violenza, la scelta di un sito a qualche metro di distanza. Ma non è di questo aspetto che ci vogliamo occupare, trattandosi di una scelta della quale risponderà da oggi in poi ai cittadini di Colleretto Giacosa. Il nostro problema era, è e continuerà ad essere il biodigestore AEG, che la stragrande maggioranza della popolazione non vuole ubicata sul territorio comunale. Territorio che, è bene ricordare, ha una superficie di poco superiore a 4 km quadrati, sulla quale insistono il centro abitato, alcune case sparse, un'area industriale, una discarica in condizioni tutt'altro che tranquillizzanti ed altre attività non propriamente benefiche per la salute dell'ambiente. Il nostro comune, signora sindaco, è classificata in area 3P, quindi viaggia sul filo del rasoio. Oltre alla classificazione 3P c'è il blocco del traffico e di tutte le altre misure prese contro l'inquinamento.
E appunto da questa situazione ambientale, certamente non ottimale per la salute dei residenti, che alla notizia del possibile insediamento di un biodigestore, con l'aggravante della estrema vicinanza all'abitazione e all'attività di ristorazione che si affacciano sulla strada provinciale e via Pasquere, si è costituito il Comitato No Biogas Giacosa, che fin dal primo momento ha evidenziato la pericolosità dell'impianto e il suo disastroso impatto sul territorio dal punto di vista paesaggistico. Quello era il biglietto da visita che noi fornivamo alle persone che entravano e volevano entrare nel comune di Colleretto Giacosa. In prima, sotto gli occhi avevano il biodigestore. Economico e culturale, per chi veniva magari a visitare casa Giacosa si ritrovava in prima battuta il biodigestore davanti agli occhi. Ma innanzitutto le forti e motivate preoccupazioni circa il peggioramento della salubrità dell'ambiente e la qualità della vita dei residenti, considerato che nel raggio di 600 metri dall'impianto è compreso l'intero centro abitato di Colleretto Giacosa. Una scelta aberrante da chi può averla concepita e da coloro che hanno inteso portarla avanti, anche tentando di mitigarla con una possibile, ma al momento assolutamente oscura ed aleatorio, spostamento di qualche metro dell'impianto che non risolverebbe assolutamente il problema a rischio. Per la produzione della biomassa occorrerebbe impegnare una superficie coltivabile pari a 300 ettari, traduco 750 giornate piemontesi, che equivale a circa i tre quarti dell'intero territorio comunale. Un'autentica follia, quindi, perché la quasi totalità del materiale occorrente dovrebbe esservi trasportato e trasformerebbe il nostro paese in un porto dove verrebbero scaricate migliaia di tonnellate all'anno di biomassa, letame e liquame, nella migliore delle ipotesi, poiché ci sono ipotesi ben peggiori, anche se questa sera il Consiglio ha deciso che alcuni materiali non dovrebbero rientrare tra quelli utilizzabili nell'impianto, tipo i residui di macellazione, forsu e qualche cos'altro. Anche se appunto abbiamo sentito questa manifestazione. Questi sono i motivi seri e concreti per i quali è sorto il Comitato. La difesa della salute dei cittadini, della qualità della vita che finora abbiamo saputo conservare ed evitare il saccheggio del territorio, ed avendo ben presente, tanto da citarlo nella petizione, l'articolo 41 della Costituzione sulla libertà dell'iniziativa privata, che consigliamo di leggere attentamente per intero, poiché essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Fortunatamente, che sì, fortunatamente, perfetto, poi lo leggiamo. Fortunatamente siamo stati tutti zitti, quindi per favore tacete anche voi. Ecco. Fortunatamente, che ne dica la signora sindaco, da quando siamo nati abbiamo avuto conferme molto importanti sul fatto che le nostre fossero scelte giuste. Amministrazioni di comuni a noi territorialmente vicini ed un'amministrazione di una regione che fu tra le prime ad adottare i biodigestori hanno detto no. Le amministrazioni dei comuni di Pavone Canavese e di Cigliano hanno infatti fatto proprio le preoccupazioni dei loro cittadini, confermate ed attestate scientificamente nei rapporti ASL e ARPA in merito alla nocività di questi impianti, seppure di dimensioni più ridotte rispetto a quello preventivato a Colleretto Giacosa. Quindi non dobbiamo illuderci, la nocività c'è perché l'ASL e ARPA l'hanno certificata. E grazie al sostegno di questi amministratori che il Consiglio dei Ministri ha cassato i relativi progetti, nulla eccependo, ma anzi accogliendo e ritenendo quindi assolutamente legale la posizione assunta da quelle amministrazioni. Chi è quindi il fuorilegge? Un'amministrazione che accoglie i timori dei cittadini confortati da ASL e ARPA ed il cui operato passa al vaglio del Consiglio dei Ministri? Oppure un'amministrazione che, fingendo di non prendere posizione, dicendo di non sapere e richiamando generiche rispondenze a leggi, assume di fatto una posizione a priori favorevole all'impianto?
Di quali conoscenze tecniche in possesso per suggerire ad AEG l'impiego di tecnologie innovative? Evidentemente molto scarse, perché individua tra queste la riduzione dei quantitativi di mais, biomassa invece esclusa dal recente decreto energia. Vorremmo tanto che invece che il biodigestore funzionasse con parole a vanvera, almeno avrebbe combustibile a volontà. La regione Emilia-Romagna ha promulgato una legge che vieta la costruzione di nuovi impianti di biodigestione nel territorio di produzione del parmigiano reggiano, vietando altresì che sullo stesso territorio sia utilizzato come concime il biodigestato, ovvero il residuato solido e liquido del processo di biodigestione. Pare infatti che a causa dell'utilizzo di questo prodotto migliaia di capi di bestiame siano affetti da botulismo e che le forme di parmigiano in stagionatura subiscano strani effetti. Signora Sindaco, il Comitato Nobbio Gargiacosa e la cittadinanza tutta non avanzano pertanto richieste strane. Le chiedono solo di uscire dall'ambiguità e di prendere una posizione chiara in merito al progettando biodigestore, augurandoci per il bene di tutti che la scelta sia a difesa dei cittadini e contro la speculazione. Nulla vi è più da scoprire sui biodigestori e la speranza che quello di Colleretto Giacosa possa essere diverso dagli altri è una pia o interessata illusione. Ha notato che i progetti di Pavone Canavese e Colleretto Giacosa sono redatti dalla stessa persona o il particolare le è sfuggito? Ci rendiamo anche conto che possa essere una scelta non agevole, ma a maggior ragione la riteniamo ancora più doverosa per sgomberare il campo da commistioni vere o presunte. Le riportiamo di attualità la delibera numero 3 del 25/1/2006, da lei non solo sottoscritta ma anche ispirata in qualità di assessore all'ambiente, e nella quale è espressamente prevista la costituzione di una commissione di cittadini che non solo valuti ma esprima pareri vincolanti in merito a progetti che possano costituire minaccia ambientale. Saggia decisione, signora Sindaco, ma per quale motivo in occasione del progettando biodigestore non ha inteso avvalersi anticipatamente di questa opportunità? Il Comitato Nobbio Gargiacosa, che ritiene di assolvere pienamente il ruolo critico e di 307 firmatari della petizione, nella sede dell'ordinamento democratico più vicino ai cittadini, il loro Consiglio Comunale, chiede a lei e ai signori consiglieri di chiudere questa vicenda del biodigestore con un no a chiunque si presenti, oggi o in avvenire, per proporre la realizzazione di impianti di questo tipo e similari. Men che mai in prossimità di case, senza il consenso dei cittadini ed il nulla osta preventivo di ASL e ARPA. Ribadiamo, ASL e ARPA, e non i imbonitori interessati che, come già avvenuto in precedenza, spacciano come neutri o quasi salutari i biodigestori. E che i terreni destinati al progettando biodigestore tornino inoltre ad essere destinati a colture agricole. Grazie a tutti voi. Ancora solo due, no. Ancora solo due parole. Poiché il Consiglio Comunale non era aperto al pubblico, il documento che io vi ho letto potrebbe essere soltanto una chiacchierata tra me e voi. Io invece chiederei a qualche consigliere comunale, che magari non è neanche d'accordo interamente con quello che il comitato ha proposto, di farlo proprio, in modo che il 25 ottobre del 2012 nel comune di Colleretto Giacosa possa essere sentita anche questa voce, perché se non viene verbalizzato, io è come se non fosse successo nulla.